Paola Di Benedetto, non temo paragoni con Cecilia, condividi su Facebook la relazione tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte sembra andare alla grande, Cecilia Rodriguez sembra essere lontana dai pensieri di entrambi, Paola Di Benedetto e Francesco Monte si trovano sulla cresta dell'onda. Tutti e due giovani e belli, sono anche due ex naufraghi dell'attuale edizione dell'Isola dei Famosi. Paola e Francesco si sono piaciuti fin da subito durante il reality, ma sono stati divisi dopo pochi giorni. Infatti, a causa delle accuse rivolte da Eva Enger a Francesco, il giovane è tornato prima del tempo dall'Honduras. Tali dichiarazioni della Enger, infatti, hanno fatto scoppiare il cosiddetto Cannagate, a causa del quale il modello pugliese si è visto costretto ad abbandonare il gioco. La scorsa settimana, del resto, anche Paola Di Benedetto ha concluso la sua esperienza in Honduras dopo aver perso al televoto. Una volta rientrata in patria, i due hanno quindi ripreso la frequentazione interrotta. In un'intervista recente, la modella è tornata a raccontare quello che sta vivendo nelle ultime settimane sull'Isola dei Famosi. Con lei, durante l'intervista, c'era anche Francesco Monte, i due infatti sembrano essere adesso inseparabili. Paola Di Benedetto su Cecilia Rodriguez. La prima cosa che è stata chiesta all'ex madre natura di Ciao Darwin è stata quella di commentare la precedente relazione di Francesco con Cecilia Rodriguez. Non temo il paragone, siamo diverse. Poi, quando lo guardo negli occhi, mi rendo conto che i sentimenti di Francesco verso di lei sono finiti. Finalmente ha il cuore libero. Come tutti sapranno, Francesco lo scorso dicembre è stato lasciato in diretta TV dalla bella argentina, mentre lei si trovava dentro la casa del grande fratello VIP. Cecilia, infatti, lo aveva lasciato per poter continuare una relazione appena iniziata con il suo attuale fidanzato Ignazio Moser. Si trattò ovviamente di un brutto colpo per Monte, che oggi però sembra essersi lasciato alle spalle la vecchia relazione. Paola, poi, ha rivelato qualche dettaglio sul loro primo bacio. Eravamo sull'isola da 4 giorni. Madre Natura ha spiegato anche che non credeva proprio di trovare l'amore sull'isola, arrivando anche lei da una relazione da poco conclusa. All'inizio ero molto sulle mie. Ho cercato di evitare contatti perché uscivo da poco da una storia. Lui, invece, cercava sempre di avvicinarsi, parlarmi. L'ho evitato finché ho potuto. Paola commenta il Cannagate. Non poteva infine mancare un commento sul Cannagate, l'argomento più caldo e discusso degli ultimi mesi in TV. Paola Di Benedetto ha dichiarato fermamente di non aver consumato marijuana sull'isola, così come non l'avrebbe consumata Francesco, che avrebbe invece fumato tabacco. Durante l'intervista, Paola è intervenuta anche in difesa di Alessia Marcuzzi dopo lo sfogo contro Eva Enger. Capisco Alessia. So che è stata creata, che l'hanno perfino chiamata Pinocchia. Proprio lei che fa il suo lavoro con tutta la trasparenza possibile. Anche che Francesco non lo meritava. È un bravissimo ragazzo al quale è stato rovinato un percorso solo per vendetta. Eva non ha mai digerito la sua nomination, diritti d'autore e riproduzione riservata.